Presidente, gli interventi brevi in modo da poter io non sarò lungo, se ovviamente ringrazio il Presidente, il Sindaco, il Lazio, non solo con il suo responsabilità, ma sostegno. Lotta che continuerà nei prossimi giorni. Noi abbiamo bisogno della coesione delle istituzioni e delle forze politiche. E abbiamo bisogno che si compiano alcuni atti. Io apprezzo sempre l'assessore Nanni, è sempre e spesso con lui, purtroppo nei momenti tragici. Ma il presidente Calderoli deve chiedere al presidente Berlusconi una convocazione immediata di un confronto in sede di presidenza con cinque mantenimento a sud della testa del gas, che non è cosa di poco conto, non è cosa a caso, non è una fede. Dietro c'è una strategia di spogliare e continuare a spogliare il mondo. Noi non possiamo continuare a vivere implicazioni sociali di dimensione industriale, di accorpamenti, di dimensionamento dei pubblici cittadini, di mettere in discussione di eccellenza e di professionalità. Alenia, Capone, Pontiano, Nova, Capo di Chico, il settore aerospaziale in Campania rappresenta un punto di eccellenza. I dati ISTAT ci dicono che a mezzogiorno in Campania ci sono 350.000 giovani dai 15 ai 34 anni che non hanno prospettiva, non hanno lavoro. In Campania ci sono circa 40.000 lavoratori espulsi da progetti produttivi, senza più falsi che erano ammortizzatori sociali. Questo patrimonio industriale a lei, Iri, via, in compagnia, noi non intendiamo distrarre e chiamiamo le istituzioni. Ha fatto bene il Presidente del Consiglio a stabilire. Tutte insieme in maniera coesa, al di là degli schieramenti politici, ad essere insieme. Perché la battaglia della difesa del patrimonio industriale è una battaglia che riguarda non solo a chi lavora, ma anche a chi non lavora. Perché abbiamo tanti giovani che non hanno lavoro e sono l'impresa, l'industria, quella che produce bene, dà prospettiva e la portare se continuiamo a mantenere un forte, solido, determinato, di qualità, processi industriali e impianti industriali al nostro incarnato. Ci piacerebbe se continueremo a vedere quello che avviene, non avremo difficoltà a dire ai lavoratori campani di aprire una verità.